temperatura corporea è scesa in 2 secoli di circa mezzo grado, forse perché siamo più sani ed è migliore la qualità della vita, tante le ipotesi. Nanomateriali fanno da ponte per collegare le fibre nervose recise, una ricerca di frontiera a Trieste per ridare movimento a chi ha subito gravi lesioni al midollo spinale. A febbraio in circolazione le nuove 20 sterline di plastica, molto più difficili da contraffare, il denaro in polimero si diffonde e c'è chi calcola il prezzo per l'ambiente. Buon pomeriggio dal telegiornale della scienza e dell'ambiente. Nella prima settimana dell'anno sono aumentati i casi di influenza, complici anche le vacanze di Natale che hanno aumentato le frequentazioni familiari e non agevolando la diffusione del virus. 286.000 i contagi che portano a 1.877.000 il numero di italiani ammalati dall'inizio della stagione autunnale. Ma non siamo ancora al picco. Come si vede dal grafico dell'Istituto Superiore di Sanità, il massimo numero di contagi arriverà nella quinta settimana dell'anno, a fine gennaio dunque. La categoria più colpita sono i bambini sotto i 5 anni, con un'incidenza di 10 casi per 1000 assistiti, mentre la media è di circa la metà. Intanto si è scoperto che la nostra temperatura corporea è calata. Siamo più freddi degli uomini e delle donne di 200 anni fa. Il nostro corpo misura mezzo grado in meno di temperatura e non è colpa dei termometri. La diminuzione è costante nei decenni. Elena Cestino. 37 gradi centigradi. Abbiamo sempre pensato che fosse questa, in media, la nostra temperatura corporea, un valore fissato a metà 800 e destinato a cambiare perché pare proprio che non sia più così. A dirlo sono i ricercatori dell'Università di Stanford che hanno appena scoperto come dal 1800 ad oggi la normale temperatura degli adulti sia diminuita anno dopo anno. Per stabilirlo hanno analizzato una montagna di dati degli ultimi 200 anni, quelli dei registri militari dei veterani della guerra civile americana, quelli degli anni 70 e i più recenti contenuti nel database del Centro di Ricerche Traslazionali di Stanford. Incrociate tutte le variabili, età, sesso, peso, altezza e addirittura in alcuni casi data e ora del giorno in cui la misurazione veniva effettuata, i ricercatori si sono accorti che la temperatura è scesa davvero di circa mezzo grado, arrivando a una media di 36,6 gradi centigradi per gli uomini e di 36,7 per le donne. E non si tratta di una differenza legata agli errori di misurazione nei primi termometri della storia, perché dati alla mano il calo della temperatura è stato costante, meno 0,03 gradi centigradi per decennio. Ma perché siamo diventati più freddi? I ricercatori hanno fatto solo ipotesi, ci ammaliamo meno rispetto all'Ottocento, l'igiene è migliore, abbiamo più cure e cibo a disposizione, questo fa sì che siano più rare infezioni e infiammazioni che producono proteine e citochine aumentando metabolismo e temperatura. È cambiata anche la temperatura esterna al nostro corpo, il riscaldamento e l'aria condizionata diffusi permettono di avere una temperatura costante nell'ambiente in cui stiamo, il che fa sì che sia più basso il nostro tasso metabolico e quindi la temperatura. Un tempo, metà dell'apporto energetico giornaliero serviva proprio per fronteggiare fluttuazioni di temperatura nell'ambiente. Il virus che sta causando un'epidemia di polmonite nella Cina centrale, nella regione di Wuhan, non è più misterioso. Alcuni scienziati locali hanno condotto un sequenziamento genico del virus, isolato da uno dei pazienti ricoverati. Si tratta di un nuovo ceppo di coronavirus. L'incognita iniziale aveva fatto temere una nuova epidemia di SARS, la sindrome respiratoria acuta grave, che tra il 2002 e il 2003 aveva ucciso centinaia di persone, anch'essa causata da un coronavirus. La nuova malattia finora è stata riscontrata in una sessantina di persone, tra cui 8 più gravi, ora dimesse dall'ospedale. L'allerta dell'OMS sull'epidemia era arrivata il 31 dicembre, il luogo del contagio potrebbe essere stato il mercato del pesce di Wuhan, frequentato da molte delle persone che poi si sono ammalate. Qui si vendono anche uccelli con indi, rettili vivi che potrebbero essere stati vettori dell'infezione. Dal 1 gennaio il mercato è chiuso per disinfezione. Riconnettere le fibre nervose danneggiate per riparare le lesioni spinali è una delle grandi sfide della medicina. Scienziati di tutto il mondo ci provano seguendo strade diverse. A Trieste un team di chimici e neuroscienziati punta sui nanomateriali. Cinzia Di Cianni.
tornare a camminare dopo una grave lesione al midollo spinale grazie al minuscolo ponte che colleghi le fibre nervose recise. Un sogno che potrebbe diventare realtà grazie a un'intuizione di Maurizio Prato, chimico organico ed esperto di nanotubi di carbonio, che un giorno fu colpito dalla somiglianza fra i neuroni e quei microscopici filamenti più forti dell'acciaio e buoni conduttori elettrici. Il tessuto nervoso è un tessuto elettroattivo, quindi è sensibile al passaggio di elettroni, di corrente elettrica. Insieme alla neurofisiologa Laura Ballerini della Sissa provò a depositare cellule neuronali neonatali di ippocampo su nanotubi di carbonio. Si vide subito che non solo i neuroni crescevano benissimo e si integravano perfettamente, ma che la loro attività elettrica aumentava. Dunque la connessione non era soltanto fisica, ma anche funzionale. Questo probabilmente succede perché i nanotubi di carbonio, essendo una superficie molto conduttiva, permette ai neuroni di sentire la reciproca presenza. Il progetto Carbon Nano Bridge, avviato all'Università di Trieste nel 2008, è stato finanziato dal Consiglio Europeo della Ricerca con 2 milioni e mezzo di euro. Oggi le ricerche continuano, ma i nanotubi hanno strutture tridimensionali ottenute in laboratorio attraverso speciali trattamenti chimico-fisici. Anche i singoli neuroni sono sostituiti da fettine di midollo spinale che negli esperimenti erano poste a una distanza di 300 micron una dall'altra. Con risultati sorprendenti, dopo 8 giorni le fibre nervose erano cresciute molto di più rispetto a quelle della coltura di riferimento, ma non solo. Quello che si vede è che quando le fettine vengono depositate su un sistema di controllo, il comportamento elettrico delle due fettine è completamente indipendente. Nel caso dei nanotubi di carbonio, le due fettine hanno un comportamento completamente sincrono. Se noi stimoliamo una delle due fettine con un segnale elettrico, vedete, con un impulso elettrico, la prima fettina reagisce e l'altra fettina, vedete, risponde e si adegua completamente. Gli esperimenti sembrano confermare che l'impianto è biocompatibile, non provoca reazioni immunitarie né cicatrici. Tutte condizioni necessarie per un eventuale utilizzo in impianti permanenti, ad esempio per rivestire gli elettrodi usati per trattare disordini motori, che nel tempo perdono efficacia proprio a causa della formazione di cicatrici. Ma c'è ancora molto lavoro da fare. Probabilmente ci vorranno almeno 10 anni prima che questi studi possano diventare un'applicazione pratica e quindi possano essere effettivamente utilizzati nella clinica. In Cina sta circolando da qualche giorno un nuovo treno ad alta velocità che collega Pechino alla città di Zhangjiakou nella provincia settentrionale di Hebei. Prima occorrevano 3 ore e adesso bastano 47 minuti per il tragitto di 174 km. La velocità è alta, 350 km l'ora, ma la particolarità del treno è che è il primo così veloce interamente automatico, senza manovratore. Una linea ferroviaria e un treno smart, come si dice, che controlla da solo le porte, le fermate e le partenze. Le carrozze hanno la connessione 5G, luci intelligenti e quasi 3.000 sensori che rilevano dati in tempo reale per segnalare eventuali anomalie. Il treno è stato progettato in particolare per le Olimpiadi invernali del 2022, con luoghi dedicati per l'attrezzatura degli sciatori e per il lavoro dei giornalisti. Durante le Olimpiadi i controllori saranno dei robot e i passeggeri avranno accesso a bordo dopo essersi sottoposti all'identificazione tramite il riconoscimento facciale. Oggi la Cina possiede la più grande rete ferroviaria ad alta velocità del mondo, circa 35.000 km. Resistenti ad acqua e sporco, difficili da falsificare, durature e riciclabili. Queste le caratteristiche delle banconote in plastica in uso in vari paesi da 30 anni. Le prime sono state emesse dall'Australia nel 1988 e da allora le hanno adottate 36 paesi. In Inghilterra, dove nel 2016 fu introdotta la banconota in polimero da 5 sterline e poi quella da 10, sta ora per fare il suo ingresso la banconota da 20. Ma la plastica va bene o no? Claudia Pregno.
Il 20 febbraio 2020 in Inghilterra entrerà in circolazione la banconota in polimero da 20 sterline dedicata al pittore Turner, prodotta con la stampante italiana del gruppo Officine Meccaniche Ceruti di Casale Monferrato. Realizzata con sottile film di materiale di plastica flessibile e trasparente, pare sia la più sicura di sempre. Rendere difficile la contraffazione all'ologramma, dentro cui la parola cambia a seconda dell'inclinazione del biglietto. Nella finestra trasparente, intorno alla cornice con il ritratto della regina, è stampata due volte la scritta 20 sterline, Bank of England. Un'altra finestra di lamina d'argento contiene un'immagine 3D della corona. Sulla parte anteriore si può sentire la stampa in rilievo utile ai non vedenti e se si usa una lente d'ingrandimento si può leggere il valore della banconota sotto il ritratto della regina, mentre sotto una luce ultravioletta il numero 20 appare rosso e verde. La Banca d'Inghilterra sostiene che le banconote polimeriche abbiano un impatto sull'ambiente inferiore del 16% rispetto alle cartacee perché durano due volte e mezzo di più e perché dal loro riciclo si ottengono prodotti di plastica. Ma c'è chi ha fatto altri conti. Una ricerca ha confrontato il rapporto della Banca d'Inghilterra con le informazioni sulla produzione e l'utilizzo del contante. Basandosi sulla quantità di banconote utilizzate da ogni persona all'anno, gli esperti hanno calcolato che le banconote high-tech rilasciano quasi 9 kg di CO2 rispetto ai quasi 3 della tradizionale cartacea, quindi 3 volte di più. Alla fine della loro vita, il processo di compostaggio per la carta di cotone, la fusione e il riciclaggio per quelle in polimero produrrebbero più o meno la stessa quantità di gas serra. Intanto ci sono paesi come la Nigeria che, dopo aver testato il denaro di plastica, sta tornando ai vecchi contanti di carta perché l'inchiostro sul polimero si è sbiadito sotto il sole africano e i commercianti rifiutano soldi sfocati. In Thailandia, oltre a lamentare che scivolano e si appiccicano insieme, con il rischio di darne due alla volta, dicono che le banconote di plastica sono più voluminose e non rimangono piegate. Ora curiosiamo ancora un po' nel CES di Las Vegas, la fiera tecnologica più grande e importante del mondo. Abbiamo scovato delle vere e proprie serre casalinghe. Questo orto a colonna ha un'app che controlla luce, temperatura e acqua e monitora la crescita delle foglioline, informandoci anche sui nutrienti per coltivare un'insalata perfetta in salotto. E poi c'è lo specchio intelligente, grazie a telecamere 3D, crea un nostro avatar. Un alter ego virtuale per provarci vestiti senza uscire di casa, ci dà consigli di stile e se vogliamo procede direttamente agli acquisti. E poi gli assistenti personali, questo a forma di palla sembra un giocattolo, ci segue fin dal risveglio per rispondere a tutte le nostre esigenze e diventa uno di famiglia come i robogatti, felini bionici che si comportano e giocano come gatti veri, capaci di riconoscere i volti e rispondere a 20 frasi di comando per chi soffre di allergie o non può accudire un animale vero. L'automazione è entrata anche nella farmacia degli ospedali civili di Brescia, novità per preparare i medicinali. Dalla TGR Lombardia, Pierluigi Ferrari. Lo scorso maggio la decisione, in novembre l'installazione, un robot per preparare i farmaci chemioterapici nella farmacia aziendale degli ospedali civili, la più importante della Lombardia con oltre 60.000 preparazioni all'anno. L'iniziativa è della Fondazione Ospedali Civili che, dopo aver versato l'anticipo, fa appello alla generosità dei bresciani per completare il pagamento. Siamo orgogliosi di questo risultato perché abbiamo dato tempestiva e veloce risposta a una vera necessità aziendale di innovazione tecnologica e di miglioramento della qualità delle cure da offrire al paziente. Le opzioni hanno la biblioteca Care, in assoluto il sistema più avanzato per quanto riguarda la robotica e quindi l'allestimento automatizzato dei farmaci chemioterapici che sono in utilizzo.